Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Oggi in questo episodio andrò avanti con la costruzione del nuovo parco su Isla Nublar. Infatti sto costruendo un Jurassic Mod World. Perché mod? Perché a partire dallo scorso episodio ho iniziato a moddare il gioco e ho iniziato a produrre dei dinosauri non presenti nella versione base di questo titolo. Io vi ringrazio perché il video precedente di questa nuova serie che praticamente vi sto portando sul canale è andato benissimo. Vedo che i dinosauri di Skull Island vi sono piaciuti un sacco e oggi ho deciso di accontentarvi creando un nuovo animale che molti di voi mi hanno chiesto nei commenti. Tra pochissimo scoprirete di chi si tratta. Come sempre, prima di iniziare però vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili. Se volete acquistare Jurassic World Evolution in digitale, vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming perché in questo modo avrete la possibilità di portarlo a casa a prezzo scontato. Sempre nella descrizione di questo video potete trovare anche vari link per acquistare sempre a prezzo scontato anche le varie espansioni di questo videogame, quindi i vari DLC che vi ho già portato sul canale, quello del Dottor Who, quello di Claire e quello di Jurassic Park. Adesso però ragazzi, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di tornare su Isla Nublar. E rieccoci qua. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto in modo che il tirannosauro si potesse scontrare con questo nuovo animale proveniente da Skull Island, un Vastatosaurus Rex. Direi di trasportarlo via e direi di addormentare anche il tirannosauro per evitare che si agiti un po' troppo. Poi avevamo creato anche questi animali qua che assomigliano tanto a dei casmosauri. In realtà anche loro sono presenti solo nel film del 2005 di King Kong. Qui abbiamo creato dei dinosauri molto simili ai Parasaurolophus, solo che gli manca il corno tipico di questo dinosauro. E qui ci sono altri Vastatosaurus Rex di tre colori diversi. Guardate che belli. Questo ad esempio è quello di colore marrone. Qui abbiamo creato dei parenti invece del Velociraptor che se la viaggiano in mezzo al recinto. Vedete, hanno l'artiglio ricurvo. Solo che, sinceramente, trovo che i Velociraptor siano molto, ma molto più belli. Allora, dobbiamo riattivare una centrale elettrica. Questa è la modalità sandbox. Il tirannosauro, perché stavo sistemando il parco nello scorso episodio, direi di piazzarlo magari qua. Possiamo ridurre anche questo recinto perché forse effettivamente è un po' troppo grosso. Ok, pensavo ci fosse una girosfera in mezzo al fiume. Allora dobbiamo interrompere il percorso delle girosfere per completare la recinzione. Ok, il recinto del tirannosauro è pronto. Magari potremmo aggiungere un po' più di terreno dove può camminare tranquillamente, perché forse prima c'era troppa acqua. Direi di trasportarlo e nel mentre facciamo che piazzargli anche qualche pianta e almeno un paio di mangiatoie. La prima la possiamo piazzare qua e la seconda con le caprette magari in questo punto qua. Perfetto. Poi, per quanto riguarda la vegetazione, le piante gliele possiamo mettere sullo sfondo. Così. Qui possiamo lasciare tutto allo scoperto. Qualcuno mi ha suggerito di utilizzare il fango per nascondere il percorso delle girosfere in questo modo.
Tanto poi si possono piazzare con calma le piante basse e sembra che le girosfere si muovano liberamente. Allora, diamo un'occhiata al T-Rex. Ok, si trova molto bene nel suo nuovo recinto. Però per il momento è un po' troppo spoglio questo recinto, quindi direi di aggiungere magari una bella spiaggia qua davanti. Così. Poi magari le girosfere, invece che farle passare sull'erba, le possiamo far passare qui sulla spiaggia. Voilà. Ci possiamo magari aggiungere, oltre vabbè a qualche altra pianta bassa che ho già piazzato qua e là, anche qualche roccia e qualche pianta singola. Così, vedete? In modo che accompagnino le girosfere fuori dal recinto. Magari mischiamole anche. Il T-Rex viveva in Nord America. Però comunque il paesaggio era molto diverso rispetto a quello che si può osservare oggi. Piazziamo ancora qualche altra roccia. Voilà. E qualche altra pianta qua, di fianco alla mangiatoia per carnivori grande. Ok, proviamo a salire a bordo di questa girosfera, vediamo com'è. Ma il recinto è molto molto bello, mi piace. Vediamo se va bene al tirannosauro, ma mi pare proprio di sì. È perfetto, guardate che roba. Potrebbe anche stare con altri animali, il problema è che poi se li mangia tutti, lo so già come va a finire. Se li mangia tutti. Mi ero dimenticato di mostrarvi anche i brontosauri di Skull Island. Nello scorso episodio ne ho creati 6. Praticamente i brontosauri hanno preso il posto degli apatosauri. Guardate qua come mangiano. Sono molto molto semplici come dinosauri. Non hanno spine o placche per proteggersi. Diciamo che sfruttano la forza del branco ed eventualmente magari la coda. Ragazzi, direi in questo episodio, mentre aspettiamo che l'animale che volevo mostrarvi venga prodotto, di costruire anche una monorotaia per permettere così ai turisti di poter osservare meglio tutti i dinosauri presenti nel parco. Allora, potremmo piazzarla qua, così. E poi direi di iniziare a costruire il percorso. Potremmo fare in modo che passi dentro a questo recinto, dentro a quest'altro recinto, seguendo un po' anche il percorso delle girosfere. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Facciamo passare ancora la monorotaia sopra questi tre recinti e poi possiamo fare in modo che ritorni qua. Adesso vi mostro tutto il percorso che ho costruito. Eccola qua, vedete? Passa praticamente su tutti i recinti del parco. È questo filo un po' più sottile, mentre quello più spesso sono le girosfere. Diciamo che questa serie durerà ancora un bel po' di episodi e abbiamo la possibilità magari di liberare tanti bei nuovi dinosauri che non avete ancora visto all'interno di questo titolo. Naturalmente si tratta di mod. Qui non sto producendo l'Indominus Rex, ve lo dico già, tra un poco scoprirete di che animale si tratta. Ok ragazzi, liberiamo un nuovo Ferrocutus. Ne ho prodotto uno, andrà ad affrontare il T-Rex. Voglio vedere chi dei due vincerà lo scontro. Adesso lo addormentiamo immediatamente e lo spostiamo nell'altro recinto. Premendo il tasto T, come mi avete detto voi,
possiamo tranquillamente richiamare l'elicottero ACU e poi le squadre di trasporto. Invece premendo R nella versione per PC, i veicoli dei Ranger, che potremmo quasi quasi cambiarli e utilizzare quelli di Jurassic Park. No, vabbè, guardate che roba! Le Jeep di Jurassic Park, fantastico. Che belle. Ok ragazzi, è arrivato nel recinto. Il secondo dinosauro è pronto nel laboratorio genetico di Hammond. Vediamo se adesso il T-Rex lo noterà e deciderà di attaccarlo. Lui è un po' agitato perché si sente un po' solo, eh. Si sente un po' solo. Il T-Rex ha notato una nuova presenza all'interno del recinto. Infatti l'ha già puntato, guardate che roba. Si sta già avvicinando e anche il Ferrocutus si avvicina al T-Rex. Questi due qua stanno per lottare. Questi due qua stanno per lottare. Guardate che bella questa immagine. C'è il tirannosauro che sta seguendo la girosfera. Che spettacolo. Per il momento il Ferrocutus non gli dà fastidio. Adesso però si è piazzato proprio davanti. Oddio. Oddio, gli siamo passati a un centimetro. Mamma mia. Gli siamo passati a un centimetro. Vabbè, quando i due si scontreranno verremo avvisati da un messaggio in alto a destra. Facciamo che liberare i due nuovi dinosauri di cui vi parlavo all'inizio del video. Ecco il primo. Me l'avete chiesto e signori, eccolo qua. Date il benvenuto a Godzilla. Questo è quello del film anni 90 che oramai su Italia 1 l'hanno trasmesso un sacco di volte. Guardate che spettacolo con questa colorazione molto particolare. È bellissimo, è bellissimo. E prima che inizi ad agitarsi, facciamo che liberare anche il secondo. Dovrebbe essere di tipo arido, quindi le spine sulla schiena dovrebbero cambiare. Vediamo un attimo. No, sono praticamente uguali. Perfetto. Che bello. Mamma mia. Godzilla è arrivato nel parco. È fatto bene, comunque. È fatto molto, molto bene. Ha preso il posto dell'Indominus. In teoria, Godzilla era molto più grosso dei dinosauri. Infatti, se vi ricordate, nel film distrugge tranquillamente la città di New York. Pensavo gli desse una cappucciata incredibile. Il comfort sta calando. Manca Pascolo. Allora, nessun problema. Li addormentiamo immediatamente. Magari non con le squadre di trasporto. Uno e uno due. Sono veramente, veramente molto, molto belli. Peccato che le tre colorazioni debbano essere scaricate separatamente e una sostituisca l'altra, perché avete la possibilità di crearlo anche con le spine blu sulla schiena oppure con le spine verdi. Ok ragazzi, i due Godzilla sono arrivati nel loro recinto. Lo stavo un attimo decorando in attesa del loro arrivo. Adesso vediamo se si troveranno bene oppure no. Devono per forza stare in coppia. Devono per forza stare in coppia. E il recinto va bene. Forse potevo mettergli... Cosa ha deciso di attaccare? Cosa ha visto? No, non ditemi che ha beccato l'unico buco che c'è. Eh sì. Oh, non ci credo. Ha trovato un buco dove passare, ma non ci credo. Allora, dobbiamo... Uno e uno due. Fermarli entrambi. Oddio, Godzilla. Godzilla sta girando per il parco. Ha schiacciato già un visitatore. Ha fatto una bruttissima fine. E qui se li mangia. E qui se li mangia.
Mamma mia, qui se li mangia. Anche se per il momento li sta guardando e basta. Guardate, qualcuno sta facendo dei filmati come per dire: dai che lo metto su YouTube e facciamo le big views. Ma no, ma si è messo a dormire, ma dai. Meno male che gli ho detto di addormentare prima questo qua, che è quello più agitato tra i due. Comunque pazzesco, sono riusciti a trovare un buco nella recinzione. Allora, uno è stato addormentato, speravo che addormentassero anche l'altro, ok. Però magari dopo che aveva assaggiato qualche visitatore. Allora, facciamo che finire di decorare il recinto dei due Godzilla, sperando che naturalmente non decidano di scappare di nuovo. Perfetto. No, adesso sono tranquilli. Prima avevano visto quel buco da 1,5 km e hanno provato subito a infilarsi, eh. Impressionante. Impressionante. Allora, i due Godzilla mi pare che si trovino molto bene nel loro nuovo recinto. Adesso ho preparato un paio di dinosauri per un paio di combattimenti. Dovevo soltanto piazzargli qualche mangiatoia, tanto per non lasciarli morire di fame. Una la possiamo mettere lì e la mangiatoia per carnivori grande la possiamo piazzare proprio qua. Chi prende una delle girosfere parte immediatamente con un super spettacolo, perché il tour inizia proprio nel recinto dei due Godzilla. Guardate che roba. Si possono già vedere da qua. Mamma mia, che spettacolo. No, penso che poi magari organizzerò un altro tour nell'ultimo episodio di questa serie, che sarà tra un bel po', come ho fatto anche in precedenza per la serie di Jurassic Park e di Jurassic World. Guardate che spettacolo. Ah, i due Godzilla hanno deciso di scontrarsi, eh. È stato il primo dinosauro ibrido geneticamente modificato. Guardate che roba. Possiamo assistere a questo scontro. Che aumenta il flusso di visitatori ogni volta che viene incubata. I due visitatori qua hanno la possibilità di assistere a uno spettacolo. Due dinosauri giganti che lottano tra di loro a 1 centimetro di distanza dalla girosfera. Ok, comunque stanno bloccando il passaggio, eh. Bello. Molto, molto bello. Allora, qui il T-Rex ha deciso di attaccare il Ferrucutus o no? Perché il suo comfort è basso. Eccolo che riparte. Niente, il T-Rex non ha voglia di attaccare questo animale. Ragazzi, questa Jeep gli dà fastidio. Sta dando molto fastidio al tirannosauro. Gli ha appoggiato la coda sopra. È meglio se andate via immediatamente da lì. Pensate se partiva e la inseguiva. Sarebbe stato spettacolare. Ok ragazzi, per quanto riguarda il Ferrucutus ci ho rinunciato, perché continuava a scappare davanti al Tyrannosaurus Rex, quindi pazienza. Adesso ne ho posizionato uno per quanto riguarda il Tyrannosaurus Rex all'interno del recinto dei due Godzilla, e sono curioso di vedere chi tra Godzilla e il T-Rex vincerà. In teoria sulla carta è più forte Godzilla, però non è detto, vediamo un attimo. Considerate che comunque Godzilla era molto più grosso del Tyrannosaurus Rex. O comunque, se fosse esistito veramente, sarebbe stato molto più grosso del Tyrannosaurus Rex. Mentre aspettiamo che decidano di attaccare il T-Rex, facciamo che liberare il secondo sfidante, ovvero uno Stegoceratops. Eccolo qua. L'ho creato naturalmente con colorazione base, non sono stato lì a modificarlo più di tanto.
Anche di questo dinosauro esiste una mod, magari ve la mostrerò prossimamente. Adesso facciamo che addormentarlo per trasportarlo nel recinto. Ok ragazzi, si stanno squadrando e parte la sfida. Oh, finalmente hanno deciso di lottare. Guardate, Godzilla è già pronto. Attenzione, attacco del T-Rex, 65 a 100. Stanno arrivando le girosfere. Adesso toccherà a Godzilla attaccare. Cioè, speriamo decida di attaccare il T-Rex. Si stanno studiando e parte Godzilla. Attenzione. 68 a 65. In teoria sembrerebbe essere più forte il tirannosauro. Tutto dipende da... Prossimo attacco. Godzilla di nuovo a segno. 65 a 37. Guardate la girosfera incastrata lì in mezzo. L'altro Godzilla è venuto a dare una mano a questo qua. Potrebbero come mod... Attenzione, 30 a 37. Come mod potrebbero aggiungere anche i kaiju. No, non ci credo. Godzilla è andato nel panico. Attenzione, pazzesco, ha vinto il tirannosauro. Attenzione, il T-Rex affronta il Godzilla numero 2. Il problema è che ha 49 di salute contro l'altro che ne ha 77. E direi che qua il T-Rex rischia. Il T-Rex rischia. Attenzione, due scontri di fila, mi sa che non ce la fa. Parte Godzilla, attenzione, parte Godzilla. E ha steso il tirannosauro, pazzesco. L'ha steso senza pietà. Peccato che questo Rexy era riuscito a mandare nel panico uno dei due Godzilla. Onore a lui, comunque, ha lottato come un vero gladiatore. Però purtroppo il secondo duello non è riuscito a portarlo a casa. Nel mentre lo Stegoceratops è arrivato a destinazione. Spero non voglia scappare e affronti senza problemi i due Godzilla. Anche perché mi sono dimenticato di modificargli il sociale. Sta arrivando uno dei due, eccolo qua. Direi che a breve si scontreranno però. Ah no, si sta allontanando, peccato. Ok ragazzi, ci siamo. Il Godzilla numero 1 affronterà lo Stegoceratops numero 1. Gran colpo, 100 a 57. Attenzione però, lo Stegoceratops si difende bene, 45 a 57. Vuoi vedere che... il Godzilla numero 1 non riesce ad abbatterlo? Aia! Mamma mia, non ci credo. No, non ci credo. Non ci credo. Lo Stegoceratops vince questo duello. Guarda che lo infilza. Non ci credo. Non ci credo. Ha ucciso... ha ucciso il Godzilla 1. Ha ucciso il Godzilla 1. Pazzesco. Che potenza, ma... fatemi vedere le sue statistiche. 109. Ah, geni difesa 102. Una gran difesa. Ok ragazzi, un nuovo Godzilla è pronto. Facciamo che liberarlo. Colorazione base. Guardate! Guardate che roba! Questo ha le spine verdi. Sono contento, sapete perché? Perché volevo mostrarvelo. Pensavo di dover modificare... qualcosa, invece alla fine basta semplicemente modificare la skin del dinosauro. Fantastico, veramente fantastico. Questa sì che è una bellissima sorpresa. Così ne abbiamo uno per tipo all'interno del recinto. Uno con le spine verdi e uno con le spine di colore viola. Violetto.
Adesso mandiamo l'elicottero della ACU. Lo addormentiamo e lo spostiamo nell'altro recinto. Ok ragazzi, guardate che belli. Uno di colore verde, con queste spine verdi, e l'altro con le spine viola. Così ne abbiamo di due tipi diversi all'interno di questo recinto. Tanto devono comunque sempre stare in due. Va bene ragazzi, mentre i due Godzilla stanno lottando tra loro, anche se il Godzilla numero 2 ha già fatto capire all'altro chi è l'alfa, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima ragazzi!